siete qui presenti al forum e siete seduti negli angoli. A voi che siete apparentemente lontani, ma siete qui tutti questi palcoscenico. Io questa sera non sono qui per raccontarvi di quello che ho vinto o dei premi che ci sono attaccati nei muri di casa. Io non sono venuta a farmi un'autocelebrazione, sono venuta una volta ancora per raccontarvi che cosa è successo nella mia vita dal 27 febbraio 1993 ad oggi. E quelle telefonate che avete fatto chiamando il Festival di Sanremo allora non funzionava come oggi e mi hanno fatta vedere in su, in cima, con un numero e una voce che diceva: vince Laura Pausini nel 1000. Avete vinto nel mio cuore per sempre, avete conquistato tutto quello che non era neanche un sogno. E gli anni sono passati velocemente. Ogni canzone che ho cantato, dalla prima, La solitudine, ha raccontato una piccola parte di me, che è diventata grandissima in 20 anni. Nel 2007, per esempio, ho perso mia nonna. Ero già una persona adulta in quel momento. Era la prima volta che vedevo una persona così cara andare via. Pensavo che fosse un momento troppo difficile da sopportare, un momento troppo doloroso per il mio carattere da poter affrontare in maniera non drastica. Invece ho avuto la possibilità di salutarla. Io mi trovavo proprio qui a Milano e mia mamma mi ha chiamato e mi ha detto: Laura, vieni a casa, vieni a Faenza, perché nonna sta andando via. Ho preso la macchina e quando sono arrivata sono entrata in questa camera dove lei mi stava aspettando e ha detto semplicemente: Laura. Le ho dato la mano, mia mamma le ha dato l'altra mano, le nostre persone più care della famiglia erano attorno a lei e ho visto e sentito il suo ultimo respiro. È stata una cosa incredibile, perché mi sono resa conto in quel momento che lei in quello stesso ospedale mi ha vista nascere e io in quel momento l'ho salutata per sempre. Non voglio rendervi la serata triste, anzi, voglio raccontarvi degli aneddoti della mia vita, perché quello che è successo mi ha insegnato qualcosa e anche se non voglio insegnarvi proprio niente, voglio darvi solo un consiglio. Io ho capito di aver parlato molto con mia nonna, di averle raccontato chi sono, di averle chiesto chi era e io ho conosciuto davvero mia nonna. Non dimenticatevi mai di raccontare chi siete alle persone che amate, anche se non la pensano come voi. Non dimenticatevi mai, prima che sia proprio tardi. Se bastava